Aragona dopo un furto di diversi raffiguranti a danno del presepe innanzi alla chiesa della Madonna della Provvidenza in via Nazareno. I residenti, su iniziativa di Carmelo Sciortino, hanno ricostruito tutta la natività. La ricostruzione è stata benedetta dall'arciprete Don Angelo Chillura in presenza del sindaco Giuseppe Pendolino, della polizia municipale capitanata da Alfonso Micichè e dell'arma dei carabinieri della stazione di Aragona, diretta dal maresciallo Paolino Scibetta. Tra la notte del martedì e il mercoledì 11 dicembre è stato commesso un vile gesto qui davanti alla chiesa della Provvidenza, dopo che durante la festività dell'Immacolata alcuni residenti hanno deciso di costruire un presepe per animare questa zona. Purtroppo l'inciviltà oggigiorno regna ormai sovrana e tutti ci siamo mobilitati per ricostruire questo gesto che non solo è un gesto religioso ma anche un gesto sociale, un gesto comunitario per poter dare una smossa a questa città che ormai da tempo soffre a causa di spopolamento comunale e speriamo che questo sia un gesto che possa riaprire e riportare nuova vitalità all'interno della nostra cara Aragona. Purtroppo si è verificato un fatto increscioso, triste, brutto, che qualcuno di notte ha sottratto la statua di San Giuseppe e un remaggio. Sono oggetti che non hanno un valore materiale particolare, ma hanno un valore religioso e anche affettivo. E oggi, questa sera, oggi sabato, con il sindaco, con le altre autorità, con una buona rappresentanza del quartiere, abbiamo inaugurato il presepe dopo aver completato, ricollocato i personaggi mancanti. Questo per dire: le cose tristi ci dispiacciono, ma noi non ci arrendiamo, non ci fermiamo. Queste cose non possono bloccare il cammino di una comunità e quindi è un bel segno che è stato fatto questa sera. Per dire, si va avanti, che possa essere stupidità, che possa essere ignoranza, che possa essere qualsiasi altra cosa, certamente quello che hanno fatto è, diciamolo, inqualificabile, ma la gente ha reagito, la gente ha voluto ricreare di nuovo il presepe e ora siamo qui perché il clima natalizio non venga disturbato e sono queste segne che favoriscono a creare quel clima piacevole che ogni anno il Natale ci regala. Ahimè, l'unica nota sanata è il fatto che hanno rubato due immagini sacre di questo presepe, cosa che dispiace tantissimo sia all'amministrazione comunale che a tutta la comunità, e faccio un appello a chi ha fatto questo gesto di redimersi, ecco, e nell'anonimato di riportare questi pastorelli di nuovo qua al presepe, non tanto per il valore economico ma per il valore religioso e spirituale che questi hanno, e che sono convinto che un gesto del genere possa anche tranquillizzare l'animo di chi ha fatto questo gesto. Quindi prego affinché questa persona abbia il coraggio e il dovere morale verso i cittadini e verso Dio di riportare questi pastorelli.